Ciclismo abruzzese in festa sabato pomeriggio a Tollo per l'annuale premiazione degli atleti e delle società che si sono maggiormente distinti nel corso del 2018. A fare da cerimoniere l'attesa kermesse il presidente di Federciclismo Abruzzo, Mauro Marrone. Con i miei collaboratori prepariamo questo elenco, ci accorgiamo che ogni volta arriviamo oltre i 100. Significa che c'è tanto lavoro nostro, ma anche tanto lavoro delle società, tanto impegno dei ragazzi. Ed è sicuramente il riconoscimento dei sacrifici che facciamo tutti quanti e quello di avere tanti ragazzi da premiare, tante persone da premiare. Nel tuo breve intervento iniziale hai detto che il 2018 è stato un anno di transizione. Perché? Ma per quello che riguarda i numeri, perché abbiamo avuto un calo soprattutto nelle società affiliate, però ho visto che già nei primi giorni del 2019 siamo in controtendenza, quindi questo mi consola. Ci sta che una crescita continua dal mio primo anno di mandato, c'è stato un anno un attimino di rallentamento, però sono fiducioso che ripartiamo. E poi è vero che questo è uno degli indicatori, però quello delle gare organizzate è in crescita, quindi vuol dire che c'è salute e che c'è voglia di fare. Alla consegna dei riconoscimenti era presente anche il numero uno della federazione, Renato Di Rocco, che d'abruzzese d'adozione è soddisfatto della partecipazione della Nippo Fantini al prossimo Giro d'Italia. Più qualità c'è in questa squadra secondo Di Rocco? Beh, quest'anno sì, onestamente ci sono tre punte, a parte il nome di Moser, che è comunque un ragazzo che grazie alla nazionale ha ritrovato motivazioni e via dicendo, una gara a cronometro, per cui credo che sì, come dire, l'assegnazione a Wildcard è capitata proprio nell'anno in cui la squadra si è rinforzata, quindi c'è anche, come dire, un peso tecnico, di maturità tecnica che meritava di correre il Giro d'Italia. Presidente, perché in Italia non ci sono più le formazioni Pro Tour? Ma io credo che sia un problema economico che riguarda tutto il settore italiano. L'Italia si tiene su grazie alle medie aziende. Devo dire che sulle medie squadre, con le professional, ne abbiamo quattro, per cui su quelle siamo competitivi con le nazioni d'avanguardia tipo il Belgio, tipo la Francia. Le sponsorizzazioni mancano, la crisi economica si sente, se ci sono aziende che chiudono e persone che cercano lavoro, evidentemente lo spaccato economico italiano è questo. Ne paga anche il ciclismo, che forse fra i tanti è rimasto più ancorato a una certa tradizione. Oggi si valorizzano più sport di motore, di motociclismo, di automobilismo, però mancano risorse economiche, però insomma il ciclismo viaggia su risultati importanti e come popolarità, dico, credo, ma lo dicono gli indicatori di Stato, dopo il calcio ci siamo anche noi.